Buonasera, siamo in ritardo, siamo in ritardo. Sono stato a fare delle cose, mamma mia. Ok. Vabbò, dai. Dai, cuore mio, dai, dai che ce la facciamo. E niente, mi ha chiamato Naldo, mi ha spiegato un po' velocemente perché stasera era la festa di mio nipote, nonché tuo nipote acquisito che conoscerai, che si chiama Maria Grazia, che ha fatto 10 anni praticamente. Giuseppe non è andato neanche alla festa perché comunque c'era ancora da studiare. Guarda, una cosa assurda. Li caricano di compiti in una maniera impressionante. Vabbè, comunque, ho detto, papi, non riesco ad andare alla festa, sto ancora a studiare. Ho detto, vabbè, non ti preoccupare. Poi devo andare alla stanza del sale, quindi era incasinato. Vabbè, con la mia pazienza, che ti fa? Senti, e allora niente, un po' ti hanno spiegato, insomma, sono già partiti con questa cura per far abbassare la febbre, insomma. Eh sì, vabbè, no, io quello che non capisco perché non te l'hanno detto già prima questa tipologia di problematica, forse perché effettivamente dovevano ancora verificarle, però secondo me loro già sapevano. Vabbè, mica ti sei arrabbiato, cuore mio, eh? Cioè, penso che tu poi capirai, tu sei bravissimo, cioè, non è che... Però giustamente uno dice, cioè, io ti do ragione, assolutamente, a parte che ti darò sempre ragione. No, vabbè, sto scherzando. In queste situazioni è normale, dice, il corpo è mio, cioè, voglio sapere io quello che mi sta succedendo, spiegatemi un po', così io... Non inizio a crearmi mille problemi, ecco perché una chiacchierata, voglio dire, fa sempre bene, ecco perché poi alla fine loro ti hanno spiegato. Eh sì, è normale, cioè vabbè, io non è che ti avevo detto che sì, c'è una cura praticamente, ho letto, che agevola la disintossicazione, però non è che è la cura che ti fa passare lì, la cura alimentare che ti fa passare l'intossicazione, assolutamente. C'è un percorso da fare, però è giusto comunque che te lo dovevano dire, cioè non ho capito perché loro non l'hanno voluto dire. Non lo so, cuore mio, o non se ne erano ancora accorti e quindi stavano valutando ancora la situazione. Vabbè, comunque, ma non è che ci dobbiamo fasciare la testa, cuore mio, cioè è normale. Io dico, in queste situazioni è normale, una minima cosa è normalissimo come si allarma, cioè, anzi, dovevano essere loro già a chiarire la situazione senza che noi chiedavamo, allora dovevamo dire, guarda, la situazione è questa, questa e questa, sicuramente avrai questa tipologia di febbre, però noi la dobbiamo curare per bene, se no altrimenti questa febbre te la porti avanti per tanto tempo. Quindi preferiamo farlo adesso, questo tipo di cura, in modo tale che togliamo questa infiammazione, che poi non ho capito alla fine, l'infiammazione è al fegato o no? Te l'hanno spiegata? Perché Anto è stata molto veloce nel spiegarmi le cose, tu sicuramente gli avrai spiegato. Comunque, se non gliel'hai detto magari... Una spiegazione più precisa di quella che ti hanno detto mi farebbe ovviamente cioè mi porteresti con maggiore conoscenza di quello che sta succedendo. Io più o meno per sommi capi, per più o meno quello che mi ha detto l'Anto, molto rapidamente, quindi ho capito ben poco, insomma, a parte il fatto che devono curare per far abbassare la febbre. Però io quello che volevo capire, cosa c'è da curare? Questa febbre è dovuta all'intossicazione che ha intossicato il fegato? Oppure è una febbre dovuta solo al discorso che, avendo iniettato tutti questi farmaci tossici, è nella normalità che il post-chemio porta a questo? Insomma, solo questo, insomma, dai. Ah, con cuore mio, stai tranquillo. Se ti hanno spiegato comunque che verrà fatta questa cura, che la stanno facendo o che l'hanno già iniziata, vuol dire che
comunque hanno capito il problema, e sicuramente non è che l'hanno capito, lo sapevano già il problema e quindi lo stanno curando. Bambini, cuore mio, ma non ci allarmiamo. Mangia perché mi ha detto l'anto che hai fame, capito? Vediamo se c'è Oh, bello, questo te lo devo far vedere, cuore mio. Questo è Papa Wojtyla e dice: torneranno le cose belle, credeteci sempre. Attenti ad etichettare le persone. Alcuni laureati insegnano ignoranza e analfabeti. Ah, alcuni laureati insegnano ignoranza e analfabeti insegnano la vita. C'è un granché, vediamo se la ciccia. La ciccia ha aggiornato. C'è un tempo per capire, un tempo per scegliere, un altro per decidere. C'è un tempo che abbiamo vissuto, l'altro che abbiamo perso, è un tempo che ci attende. Va bene, cuore mio, non c'è nient'altro. Non c'è altro, cuore mio, non c'è altro. Va bene, dai. Allora, loro ovviamente stanno procedendo a questo. Mo' sentiremo. Fammi sapere, cuore mio, com'è la febbre, se si è abbassato un pochettino. E non ti preoccupare, cuore mio, anche se ce l'hai, dimmelo lo stesso. Ti prometto che sto tranquillo. Però l'importante è che me lo dici, capito, cuore? Ti prometto che non mi agito, perché adesso ho capito sommariamente qual è il problema della febbre. Ovvero, fra tutte le documentazioni che ho letto e ciò che mi hai detto, quindi tiro la conclusione di ciò, è che effettivamente la colpa di questa febbre è dovuta ai farmaci che ci sono stati iniettati in precedenza attraverso le cure di chemio che abbiamo fatto. Va bene? Quindi, qualsiasi cosa, cuore mio, dimmelo, fammi sapere come ti senti, se ti senti un po' meglio. Il tampone, non ho capito perché dovevamo avere il risultato, l'hanno rifatto, non l'hanno fatto. Ti hanno dato il risultato, ecco, questa cosa mi mancava perché forse non me l'hai detto. E niente, aggiornami un po' di situazione, cuore mio. Con molta tranquillità, stai tranquillo che mi sto sereno. L'importante è che mi dici tutto, capito, cuore mio? Io lo so che molte volte non me le dici le cose per non farmi preoccupare, però, cuore mio, sei mio fratello, devo sapere tutto. Cioè, sì, mi agito, faccio, però alla fine poi me ne faccio una ragione, vedo, mi documento, mi informo, faccio di tutto per capire effettivamente perché. Ecco, alla fine abbiamo saputo che questa problematica è dovuta a tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Quindi vuol dire che è nella normalità. Quindi, essendo nella normalità, non dobbiamo preoccuparci tanto, dobbiamo solo impegnarci a nutrirci, ovviamente come dicono loro, perché l'alimentazione è comunque quella che dobbiamo seguire. Penso che tu possa bere comunque quanta acqua vuoi, e probabilmente l'acqua serve anche a buttare via un po' di scorie. Capito, cuore mio?
fammi sapere tutto, cuore mio, io sono qua che ti attendo, sai benissimo che il mio cuore, la mia mente, il mio spirito, il mio animo è lì con te, anche se fisicamente purtroppo al momento non ci posso stare, però manca 4 giorni al nostro incontro, bellissimo. E da quel momento partirà, lo chiamiamo così, l'anno zero, da lì partiremo. Ok? Partiremo, partiremo per noi, partiremo affinché possiamo uscire da questa situazione, partiremo nelle letture, partiremo nel documentarci in tutto e per tutto, partiremo nell'interpellare medici anche esterni per sapere il tutto. Insomma, dobbiamo fare un bel lavoro. Capito, cuore mio? Perché dobbiamo arrivare al traguardo il prima possibile, ovviamente non è che dobbiamo affrettare i tempi, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo ponderare bene tutte le varie situazioni delle cure che ci verranno fatte o che chiederemo di farci, ovviamente in collaborazione con i medici, perché ovviamente loro sono professionisti e noi con loro ci dobbiamo confrontare in maniera tale da capire tutto il percorso che dobbiamo fare, tutti quali sono gli effetti collaterali che potremmo avere, tutti i pericoli che dobbiamo affrontare e ovviamente che cosa trarremo da tutto ciò che faremo. Capito cuore? Dobbiamo avere un'idea molto di quello che stiamo facendo. La nostra idea deve essere bella, consapevole, la nostra mente deve essere consapevole di quello che stiamo affrontando e come per giunta dovrebbe essere affrontata. Capito, cuore mio? Non ti preoccupare, cuore mio, fratello mio, perché io sarò con te. E se ci sarà la necessità che io mi devo fermare insieme a te per qualche giorno, perché magari c'è qualche problema dove c'è bisogno della mia presenza perché ti devo aiutare in tutto e per tutto, io, cuore mio, sono pronto. Non penserò minimamente a tutto ciò che mi circonda, ma mi devo concentrare a stare insieme a mio fratello e a dargli la forza necessaria affinché noi possiamo uscire da questa situazione, capito? Poi magari mi daranno quando starei meglio, mi daranno il permesso di dai, fallo uscire, portalo a fare un giretto, sempre con le dovute cautele, capito, cuore mio? Adesso l'importante è che ti stai sereno, mangia, cuore mio, ti riposi, tanto oramai ci hanno chiarito il tutto e vediamo, capito? Dai, che anche lunedì è passato. Domani, da domani iniziamo a contare. Mercoledì, giovedì e venerdì. Poi diventano da domani meno 3. Per oggi è ancora meno 4. Domani diventano meno 3. Quindi, come vedi, cuore mio, si sta avvicinando il momento in cui ci abbracceremo. E so che questo abbraccio, con questo abbraccio, ti trasmetterò una forza pazzesca. Già sei fortissimo. In più aggiungerai la mia forza insieme alla tua e vedrai che le cose andranno in maniera decisamente migliore. Ok, cuore mio? Abbiamo fatto un bel percorso, abbiamo lavorato, dobbiamo ringraziare ovviamente di tutto quello che ci è stato fatto. Padre Pio è sempre con noi e sarà sempre con noi ovunque noi ci spostiamo, io lo so. Sopra c'è Sor Agata che ci protegge dall'alto, oltre a San Pio, quindi abbiamo tutti dalla nostra parte. Quindi adesso ci dobbiamo mettere ancora più forza per portare al termine il tutto, perché vorrei che quando finiremo, quando termineremo, quando arriveremo al nostro traguardo, diremo: porca miseria, è stata veramente dura. Però siamo riusciti a farcela. Queste sono le parole che io vorrò sentire da mio fratello
quando arriveremo al traguardo. Va bene, cuore mio? Un bacio, un cuore e un abbraccio forte, forte, forte. Forza, cuore mio, forza, cuore mio. Forza, forza, forza. Dai che ce la facciamo. Dai.